Ha funzionato il blitz degli uomini del reparto operativo dei carabinieri di Chieti, guidati dal maggiore Sacco, che all'alba di questa mattina hanno fatto irruzione in casa del pregiudicato 46enne Massimo Di Nardo a Francavilla al Mare, quando l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, ha visto l'arrivo degli agenti e ha tentato una fuga alla disperata, ma fuori ha trovato la sua abitazione circondata da carabinieri ed è stato così arrestato. L'indagato, probabilmente temendo di essere scoperto, ha tentato anche di sottrarsi al controllo e di fuggire dal retro. Ovviamente è stato intercettato e bloccato dal dispositivo che era stato predisposto intorno all'isolato e quindi è stato immediatamente immobilizzato. Nel corso della perquisizione i militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato 1 chilo di hashish, 500 grammi di marijuana e 120 grammi di cocaina, dei quali 20 grammi in involucri bianchi già tagliati, gli altri 100 di grado purissimo. Droga probabilmente destinata al mercato di Chieti e della costa e che avrebbe fruttato un ingente quantitativo di denaro. Nel momento dell'arresto i carabinieri hanno trovato addosso anche una pistola che ha una strutturazione particolare, come riferito dal comandante Sacco. Particolarmente efficiente e leggera, avendo in acciaio solo la canna e il castello. Probabile sia stata già usata dal Di Nardo, che ora è rinchiuso nel carcere di Chieti, a disposizione dei magistrati della Procura Teatina, davanti ai quali deve rispondere di detenzione illegale aggravata di stupefacenti e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Le indagini dei carabinieri proseguono sia per individuare i canali di approvvigionamento della droga, tenendo conto anche della diversificazione delle sostanze da spacciare, sia per individuare la provenienza della pistola. Sia la quantità che la qualità, soprattutto la diversificazione delle sostanze, rende urgente capire anche quale poi sia il mercato al quale è destinato.